Dal Golfo della Spezia al mondo, il porto lancia una sfida per lo sviluppo e la competitività. E la sfida parte da un convegno che si è svolto nella cornice di Porto Lotti, organizzato dalla Spezia Port Service, la community dello scalo spezzino. Hanno partecipato i principali attori del lab, dagli spedizionieri agli agenti e doganalisti del porto della Spezia, sino ad esponenti ed esperti nazionali del settore. Un momento di riflessione, ma anche di strategia e visione di insieme, che parte dalla fotografia di un porto sano e che vanta una tradizione e primati a livello nazionale e internazionale. Una fotografia precisa sul valore del porto della Spezia come comunità di attori, in cui ovviamente l'autorità portuale ha la regia. Una fotografia che ovviamente guarda anche al futuro. Ma direi intanto una fotografia positiva, è giusto che siano emersi oggi in questo convegno, diciamo, i primati del porto, a partire dalla questione del trasporto ferroviario, della movimentazione appunto su ferro, l'occupazione di spazi di un certo tipo, la velocità nelle operazioni. Cioè è un porto che tutto sommato, nonostante tutte le difficoltà che ha per realizzare i previsti programmi di ampliamento e di sviluppo, riesce comunque a tenere, riesce anche leggermente a crescere, però è necessario che adesso è necessario dare il via il più presto possibile a queste attività, a questi lavori che possono portare occupazione. Noi oggi abbiamo un volume d'affari del porto che non è di tanto inferiore ai 200 milioni, abbiamo circa 2.500 occupati. Se riuscissimo a partire con i lavori programmati, potremmo arrivare a 300 milioni di volume d'affari, potremmo arrivare a 3.400-3.500 occupati. Queste sono le previsioni dei piani di impresa delle aziende, alcune centinaia già al 2020. Però ogni mese che si perde, ogni anno che si ritarda, ogni ricorso, ogni cosa fa slittare tutto questo, e io credo che faccia un danno forte alla nostra economia e al nostro territorio. Nessuno chiede di fare cose in più e cose nuove, si chiede solo di realizzare quelle che sono da tempo previste nel piano regolatore portuale. Il porto della Spezia si prefigge l'obiettivo di anticipare i cambiamenti. È l'affermazione del modello Spezia, un modello di dry port, porto secco, porto lungo, nel quale il polo di Santo Stefano è sempre più strategico. Il container allora può diventare una proposta vera per lo sviluppo dell'indotto, una scintilla generatrice di economia. Viene lanciata di fatto una sfida oggi, container come generatore ancora di economia anche per il porto della Spezia. Sì, assolutamente, un container che oggi genera sicuramente fatturato e posti di lavoro, ma non ancora una ricchezza diffusa e concreta su tutto il territorio. Noi vogliamo oggi mandare un messaggio: il porto e la sua città, il porto per la città e il suo porto, dando anche particolare rilievo a tutte quelle componenti e quelle professioni che hanno reso grande il porto di Spezia e che continuano a traguardare importanti risultati ammodernandosi, investendo sulle nuove tecnologie e per poter sempre essere al passo con il futuro. Quindi di fatto un focus anche su quelle professioni che a volte non vengono evidenziate, che sono agenti marittimi, spedizionieri del porto e spedizionieri doganali. 5 chilometri di banchine nel porto spezzino per 575.000 metri quadri e 17 chilometri di binari ferroviari e un fatturato complessivo di 250 milioni di euro all'anno. L'accoglienza di navi da 14.000 TEU sarà aumentata una volta completati i lavori di dragaggio sino a 16.000 TEU. Nel corso del convegno è stato affrontato anche il tema della riforma dei porti alla luce dello sviluppo del sistema portuale ligure. Lei ha centrato il suo intervento su due termini in modo particolare, la rigidità e la flessibilità del sistema portuale ligure e italiano. Insomma, come possiamo traguardare al futuro? Io penso che la scommessa importante sia riuscire a contribuire a fare una buona riforma e soprattutto a risolvere quelle criticità che oggi nella riforma del Rio e nella riforma Maria sono presenti. Noi dobbiamo vedere il porto come un'azienda, non lo dobbiamo vedere come un molo, perché il porto non è un molo o una diga, è un sistema economico che agisce sul mercato globale, deve prendere delle decisioni rapide perché il traffico a volte, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, cambia rapidamente. La dimensione delle navi cambia rapidamente le destinazioni e le zone in cui si crea la merce.
e l'importanza di riuscire a avere un sistema flessibile a livello nazionale potrebbe far diventare effettivamente l'Italia e fargli prendere quel ruolo di centralità nella politica dei trasporti europei che ha perso ormai da anni. Quindi io non riesco a capire perché il nostro paese continua a fare scelte miopi delle volte cercando di nazionalizzare delle cose che dovrebbero essere tenute legate ai territori, legate agli operatori. Tenute sì sotto la sorveglianza pubblica, ma con un'efficienza di carattere economico che non blocchi la dinamicità, perché quello che abbiamo visto è che i nostri porti sono riusciti negli anni a essere più dinamici degli altri porti nazionali e quindi probabilmente bisognerebbe chiedere ai nostri porti, ai nostri presidenti dell'autorità portuali come risolvere certi problemi e non invece imporre dall'alto delle scelte che spesso rischiano di spezzare anche quello che si è fatto in questi anni. Che ruolo può giocare il porto della Spezia? Anche le infrastrutture sono importanti, pensiamo alla Pontremolese, ma non solo. Io credo che il porto della Spezia sia un porto che abbia vinto al momento due scommesse importanti: riuscire a movimentare molti container in uno spazio ridotto, riuscire come primo porto italiano sulla movimentazione del ferro. È chiaro che un porto come questo dovrebbe essere agevolato creando infrastrutture, ad esempio su ferro, come la Pontremolese, che ridurrebbero i costi, i tempi e aumenterebbero la sua capacità di gestire e movimentare il traffico, diminuendo l'impatto ambientale del porto stesso, diminuendo il transito dei mezzi pesanti. Quindi non è impossibile, se hai un porto flessibile, unire la salvaguardia ambientale e l'aumento del traffico. Però devi poter tu, a livello locale, gestire tutte le variabili, anche perché il porto della Spezia, tra l'altro, è situato in un bellissimo golfo, dove oltre alle attività portuali ci sono attività di portistiche, attività di turismo e anche acquacultura. Quindi credo che sia essenziale che le decisioni vengano prese qua e vengano monitorate sul territorio, perché decisioni sbagliate rischiano di far saltare l'intero settore nautico in provincia di Spezia. Ecco, la riforma dei porti, rischi dal punto di vista ligure e opportunità invece che si aprono? Ma sul piano logistico nazionale sicuramente alcuni concetti importanti sono stati introdotti, anche sulle autorità di sistema è il concetto che ci possono essere delle regioni di carattere logistico, sicuramente la Liguria, ma direi tutto il nord-ovest. E il problema è la rigidità, cioè trattare i porti come ente pubblico non economico, applicare le norme anche contrattuali presenti ad esempio nella regione, nella provincia, nella prefettura, li snatura completamente, rischia di creare una situazione di rigidità tale che anche nella migliore delle ipotesi in cui si facesse un'ottima fotografia del presente non sarebbe poi dinamica per contendersi i mercati nel futuro. Quindi la nostra paura è questa, ad esempio anche i piani regolatori, capire sulla fusione tra Spezia e Carrara quale sarà la norma urbanistica, se della regione toscana o della Liguria, a essere introdotta nel piano regolatore e quali dovranno essere poi i processi decisionali, visto che stiamo parlando oltretutto di due regioni differenti. Io non vorrei che parlassimo per i prossimi 4 anni su chi deve decidere che cosa e nel frattempo perdiamo i traffici. In un intervento di questa mattina qualcuno ha detto che la politica negli ultimi 20 anni non si è occupata, forse non si è interessata dei porti. È così? E che cosa sta cambiando? Diciamo che la cultura marittima nel nostro paese è molto limitata nella politica, dopodiché c'è stata una riforma del 94 e una discussione in Parlamento per 10 anni che non ha prodotto. Ora il governo ha dato una forte accelerazione, il ministro Del Rio, se pensiamo solo agli ultimi provvedimenti adottati in 6 mesi, mare bonus, ferro bonus, nuove norme per i dragaggi, il decreto rispetto alla portualità, si sta intervenendo in maniera massiccia con la consapevolezza che questo tema è al centro del rilancio dell'economia del nostro paese, quindi in questa fase si sta cercando di recuperare il tempo passato e stiamo lavorando su questa strada in maniera molto determinata. Si parla anche di monitoraggio della logistica. Sì, quello dal punto di vista digitale. Si sta mettendo molto gli elementi di tecnologia e di innovazione e soprattutto il piano nazionale della logistica mette insieme tutte le filiere trasportistiche. Ci auguriamo che nelle prossime settimane la conferenza delle regioni si pronunci in modo che il piano possa finalmente avere la sua adozione finale e poi potersi tradurre nei provvedimenti che stiamo già predisponendo. Lei conosce da vicino i porti liguri, il porto spezzino anche. Qual è lo stato di salute dei nostri porti, del sistema portuale e che cosa cambierà di fatto poi alla luce della riforma dei porti? Ma la salute dei porti liguri fortunatamente è ottima, sono porti che sono sempre cresciuti, è chiaro, come dire, la dinamica dei mercati mondiali e la globalizzazione incide, ma i porti liguri, come dire, hanno scalato le classifiche e continuano a fare un eccellente lavoro.
Credo che la riforma gli aiuterà molto perché è un sistema premiante, la semplificazione delle procedure, le nuove norme che saranno introdotte sui piani regolatori, ma anche, come dire, tutto il tema legato allo sportello unico aumenterà la competitività e quindi da questo punto di vista credo che la riforma darà un grande aiuto anche ai porti liguri per poter competere nei mercati internazionali nei prossimi anni. Questa mattina si parla del valore del porto tra tradizione, possiamo dire, ma anche procedure nuove. Sicuramente gli spedizionieri spezzini hanno sempre avuto nella innovazione il loro DNA, il loro tratto costitutivo e ancora una volta vogliamo essere protagonisti di innovazioni che siano attive sul nostro porto e che poi si possano estendere eventualmente su scala nazionale. Si parla naturalmente anche del tema della riforma dei porti, che cosa accadrà alla Spezia anche dal punto di vista degli spedizionieri? La riforma dei porti sicuramente può portare alcuni vantaggi nella razionalizzazione delle attività di controllo che vanno tutte in capo alla dogana e nel rafforzamento dei ruoli dell'autorità portuale. Noi siamo un po' critici sul fatto che nel nuovo comitato di gestione non siano più presenti spedizionieri ed agenti, questo sicuramente è un elemento critico perché crediamo che le nostre componenti private possano ancora dire molto nella governance del porto. Ma quale modello di sviluppo? È stato al centro dell'intervento del giornalista Gianantonio Stella. Nel suo intervento tratterà appunto il plusvalore economico della logistica, ma qual è questo plusvalore? Guardiamolo anche in prospettiva del prossimo futuro, riforma del porto e non solo. Ma lì sulla... ovviamente parlare davanti a dei tecnici di cose tecniche sarebbe una follia, per cui io più che altro andrò sui temi dove sono più infarinato, diciamo. Lì i temi grossi secondo me sono due: un gigantismo che è sproporzionato rispetto alle nostre realtà e più ancora rispetto alle realtà come quelle liguri che già hanno hanno subito pesantissimi attacchi al territorio e poi un gigantismo che costa moltissimo. Vorrei ricordare soltanto che questo tipo di sviluppo in Cina ha portato alla morte di 28.000 corsi d'acqua e di 343 laghi, compresa la riduzione a un decimo del lago più grande che avevano. E quindi quel tipo di modello di sviluppo, siamo sicuri che vogliamo quello? Io non credo che possa essere quello. Per quanti camalli, per quante gru abbiamo, non potremo mai metterne quante ne mette la Cina. Per cui è chiaro che va cercato uno sviluppo alternativo che può essere soltanto tecnologico, molto, che punti molto anche sulla qualità umana, che punti molto su quello che c'è intorno, no? Tu puoi anche andare in un porto sperso nel mondo con delle gru di ultima generazione prese in Cina, se però nel retro porto non ci sono avvocati, non ci sono agenti marittimi, non ci sono persone, uomini, donne in grado poi di fare aggiungere il valore aggiunto, non va da nessuna parte. Per cui si tratta di trovare una corretta combinazione che tenga in piedi le cose, magari le rilanci in un momento così. Insomma, la Cina non può mica andare avanti così, una volta o l'altra morirà in mezzo alla spazzatura e avrà una bolla pazzesca di qualche tipo, perché è impensabile. Allora bisogna prepararsi addirittura al dopo Cina. Se è vero che ci sono già, vado a memoria, 200 e passa grandi portacontainer che vengono dismesse, beh, voglio dire, cosa facciamo? Attrezziamo noi dei porti per accogliere le navi che portino 50.000 TEU? Non lo so, non mi sembrerebbe intelligente. Il sistema portuale italiano può farcela in questo senso? Sì, beh certo, ovviamente devi trovare una via di mezzo. 54 porti è l'equivalente di 46 biblioteche statali, è l'equivalente di 58 università,
e di ancora di più decine e decine di città universitarie, perché non c'è buco di paese in Italia che non voglia un'università, una biblioteca e un porto. Ma è assurdo, non ha nessun senso, occorre ragionare su questo. Ripeto, il discorso di La Spezia vale per La Spezia come vale per altri porti. Cioè, cosa fai? Scavi il porto di Manfredonia per poi portare le navi, meganavi a Manfredonia, e non c'è un'autostrada, una ferrovia, cosa fai? Li scaviamo tutti e per farne cosa poi? Molte poi le voci che si sono avvicendate nel corso del convegno. Il modello portuale spezzino è un modello che guarda al futuro? Ebbene, sicuramente del tema del convegno di oggi. Il modello Spezia ha fatto scuola, è stato esportato per anni ed è diventato un esempio per tutta la portualità italiana. Oggi però stanno cambiando gli scenari, cambiando le normative, le necessità operative, la pressione e la concorrenza è sempre più forte, quindi c'è bisogno di rilanciare un modello Spezia, non possiamo guardare più indietro e quindi abbiamo bisogno di proporre nuove procedure operative, nuove sfide. Per far questo però abbiamo bisogno che la comunità portuale si ricompatti, ognuno per il suo ruolo, secondo quelle che sono le sue competenze, rifaccia sistema per condividere nuovamente gli obiettivi e rilanciare un modello che ha avuto fortuna in passato, ma dovrà averlo ancora di più in futuro, perché è importante per questo territorio e per i giovani che hanno bisogno di sbocchi occupazionali. Ecco, nel suo intervento ha ovviamente toccato anche il tema del retroporto di Santo Stefano, ancora strategico, ma quali sono le strategie appunto da mettere in campo per renderlo ancora più efficiente? Diciamo che le procedure operative e le soluzioni normative che siamo riusciti a mettere in atto portano il retroporto di Santo Stefano di fatto all'interno del porto, lo avvicinano enormemente, creando una piattaforma logistica all'interno del porto che è unica in Italia. E probabilmente segue l'esempio e l'ispirazione dei maggiori porti del nord Europa. Questo può essere la vera sfida, il vero valore aggiunto della città. Prima industria, possiamo dire, del nostro territorio, il porto della Spezia conferma il suo ruolo strategico dal punto di vista occupazionale e del prodotto, insomma, che riesce a portare sul territorio, ma anche a livello italiano. Sì, è un porto importante, in salute, nonostante la situazione generale di mercato piuttosto difficile. Abbiamo chiuso il 2015 con numeri importanti, positivi di crescita, non grandissima ma in ogni caso di crescita, e quindi ci riproponiamo per il 2016 per confermare quello che abbiamo fatto nel 2015. Il nostro porto rappresenta una realtà importante per il tessuto cittadino, il nostro centro servizi raggruppa circa 1200 persone che sono tutti gli operatori diretti del porto, ed è grazie a loro, diciamo, che riusciamo ad ottenere queste buone performance e questi risultati importanti per la nostra economia. Ecco, si parla anche di riforma dei porti, che cosa cambierà poi nel concreto per il porto della Spezia? Ma noi dalla riforma dei porti ci aspettiamo più efficienza, più velocità e più capacità di essere pronti a fronteggiare il mercato. È un mercato che cambia in maniera velocissima. Le navi sono sempre più grosse, ad oggi lavoriamo regolarmente navi da 14.000 e 15.000 TEU, quindi quello che ci aspettiamo è che anche i porti possano velocemente avere le procedure, le condizioni operative per realizzare le proprie infrastrutture. Quindi parlo di banchine, parlo di piazzali, parlo di dragaggi, parlo di tutto quello che serve per fare in modo che anche il porto sia pronto ad accogliere queste mega ship che stanno ormai regolarmente venendo nel Mediterraneo. Il sindaco della Spezia, la città del porto della Spezia, apre una riflessione sulla funzione del porto. Molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare. Sì, sono contento che questa mattina innanzitutto ci sia stato questa iniziativa, questo protagonismo della comunità portuale, perché se questo porto è diventato quello che è diventato, e come sappiamo è stato apripista anche per quanto riguarda riforme, è stato apripista e modello
per quanto riguarda tutto un sistema, come dire, molto innovativo di funzionamento, lo dobbiamo alla comunità del porto, agli operatori stessi che sono stati, per professionalità, competenza, ma anche per coraggio, soprattutto in alcune fasi in passato, dei veri e propri pionieri. E dunque mi piace l'idea che questa mattina siano stati proprio loro a voler riproporsi come tali, come protagonisti, in vista di momenti molto complessi che sono quelli della riorganizzazione, della riforma, ecco, della governance dei porti, dunque la nuova legge del Rio, e poi anche, come dire, della complessità che deriva da un momento che internazionalmente ha criticità come quelle, appunto, dell'economia e dunque dei flussi di merci, eccetera eccetera. Dunque, insomma, una bella cosa questa, e credo che, come dire, sia necessario che ci sia questa capacità di riprendere questa funzione, ecco, perché questo porto è un porto importante e il patto tra il porto e la città ci può essere solo ed esclusivamente se da una parte il porto garantisce un ruolo importante per questo territorio, perché dal punto di vista nazionale ed internazionale Spezia può essere luogo di una funzione di rilevanza notevolissima, ma però ci deve essere anche la ricaduta dal punto di vista del benessere, della ricchezza, ecco, del lavoro. Poi sostanzialmente il problema è proprio questo, il lavoro, e il lavoro che non è solamente quello direttamente dentro il porto, ma quello delle professionalità, ad esempio questa mattina abbiamo visto spedizionieri, abbiamo visto doganalisti, agenti marittimi, eccetera eccetera, protagonisti appunto della mattinata. È una filiera importante che ha compensato in questi anni la perdita di occupazione in tanti settori dello Stato e che può continuare a dare nei prossimi anni un contributo importante. Dunque bisogna fare attenzione che la ricchezza non si sposti altrove, questo è il punto. Ferrovia, torniamo a scaricare binario 5.